Dai terzetti più piuano a quando a teramo e sin a litera muta, di loro un padovani conta 8 di si canti duintati tra conosciuti in due libri. Nato da esocrona che per corso mattin e uso settimanale tra il 2015 e il 2018, all'alba di Ugante un omaggio all'attore di Ugante Urzu, che è d'usigli tradizionali o di nostri orni. Quando è nato settimana mi hanno domandato di fare una cronaca musicale e ho pensato subito a contare storie di canzoni famose e grosse. Una volontà l'indietiare d'andà al di là di un lavoro che gli ha fatto, perché essa ci voglia essere ancora di più vicina ai scrittori e all'autore per contare meglio le canzoni. Ugante Urzu è veramente un specchio della nostra società e dunque Ugante è sempre stato importantissimo nella nostra cultura, dunque dice tanto e tante cose di ciò che noi siamo, delle nostre fortune, delle nostre gioie, delle nostre rivolte. Frederico Poggi ci sta di sicuro in suo libro Paesotesta e sue interpretazioni con il gruppo Ocevento. Girando qualche pagina, si ramenta di canzoni e personaggi di Aso Gioventù come Natale Luciano e Gian Paolo Poletti, che l'hanno fatto crescere. Sono più di 30 anni che canto e quando avevo 15 anni, 16 anni, a questi momenti che la persona si costituisce un'identità appena più forte, io mi sono arrivato in un tavolato di l'identità corsa, di un militantismo, di difesa di ciò che noi siamo, di ciò che ne eravamo di noi. Ma ricco che due di esperienza, Ugante adora scoprire grazie al libro un senso profondo di certe canzoni, per un detto, Cittadella d'Ava. È una canzone che è ricca di senso, di semantica, un testo che è complesso, è difficile da capire a livello di parole, vabbè, ma a livello di un senso profondo è ispirato da Saint-Exupéry, dunque la musica di Natale Luciana, Oggi è magnifica di Pedro Guelfucci, di una riferenza di una canzone a corsa e quel libro di Andy Lormo ha avuto a capire veramente il senso di questa canzone qui. Di Lormo Padovani porta un altro sguardo anante agli avvenimenti fondivi di vita di l'autore che hanno partorito di 130 canzoni di un libro. Parlatori culturali o politici, ma anche per i semplici amatori di Ugante Urzu, all'alba di Ugante è un travaglio importante anante alla storia di una canzone a Urzu con le pronte a piantarsi.